Ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Sid Meier's Pirates. Non sto sentendo particolarmente l'audio, ma spero che voi lo sentiate. Stavo pensando stanotte che alla fin fine i tesori li abbiamo trovati tutti, i pirati sconfitti è un pochettino più complicato. Secondo me dovremmo provare a cercare i parenti, se non con il Baron de Montalban, almeno con il se non con il Marchese Montalban, almeno con il Barone Raimondo che abbiamo già battuto una volta, quindi potremmo battere di nuovo. Ha informazioni sullo zio smarrito, mentre invece l'altro cos'è che ha informazioni? Ah, no, ha fatto un torto alla tua famiglia. Ma allora perché siamo andati contro il Marchese de Montalban se quelli che sanno dove sono i nostri parenti e il barone Raimondo? Allora, l'ultima volta è stato visto Santiago 34 mesi fa, quindi buonanotte al secchio. Beh, noi intanto andiamo verso Santiago, che non so neanche da che parte sia. Gira! Odio quando si buggano le navi in questo modo. Facciamo che andarcene in là. Non mi ricordo neanche più a chi avevamo detto che non seccavamo gli spagnoli, mi pare, perché sono in un periodo non tanto buono. Forse eravamo contro i francesi. Chi se lo ricorda? Santiago dobbiamo andare. Mappa. Mappa per Santiago, prego. Ok, benissimo. Siamo in direzione esatta. E siamo anche perfettamente con il vento in poppa. Vediamo a chi dare contro per questo giro, eh. No, noi volevamo andare a diventare potenti francesi. Quindi i francesi contro chi sono in guerra? Contro gli olandesi, quindi niente. Ah, avevano detto allora a questo punto diamo contro gli inglesi se li troviamo. Fin tanto che non cambiano le questioni. Santiago prospera, capitale spagnola. Ripropaga dell'esercito, sì, ma non ci interessa ora come ora. Poi abbiamo un equipaggio abbastanza felice, abbiamo appena cambiato equipaggio, quindi. Yeah. Allora, Santiago. Sì, entriamo magari a Santiago? Pronto? Pronto, pronti? Allora, parliamo col governatore, tanto perché. Già che siamo qua, andiamo a fare le visite istituzionali. Mio caro, sono in guerra con gli inglesi, gli immigranti stanno affluendo, Logan ha un nuovo governatore. No, grazie, scusa, ma non so ballare. Mi chiedono tutti di ballare. Da quando ho detto che non so ballare, vogliono tutte ballare. Tutte vogliono uscire con me. Allora, quanti 25 su 223. Ma sì, dai, chi se ne frega. Facciamo l'equipaggio più grande del mondo. No, non mi interessa. Spendo soldi per nulla. Snipe diretto a Petit Goave. Da Port Royal a Petit Goave. Potremmo cercare di intercettarla. Nombre de Dios. Ed era diretto verso Maracaibo. Perfetto. Maracaibo. Ok, devo andare tutto dall'altra parte. Commerciale col mercante. Abbiamo qualcosa da vendere? Non mi ricordo. No. Potremmo comprare un po' di cibo? Meglio di no. Maestro Dash, abbiamo delle robe da vendere? Credo di no. Infatti, salpiamo e andiamo a vedere se troviamo il nostro carissimo inglese con 1000 pezzi di oro. De oro. È ancora più forte quella cittadina. Allora, noi dobbiamo andare a cercare dei tizi inglesi, è questa? Aspettate un attimo. Noi ci hanno detto che c'è un diario di bordo. È stato visto a Maracaibo. No. Dov'è che troviamo le informazioni però su sta roba qua? Forse qua. Proviamo ad attaccare questo, snipe. Sì, forse era snipe. Ma possiamo anche andarci diretti contro, eh.
Tanto è una roba da nulla e ha poco equipaggio rispetto al nostro, cioè noi abbiamo un equipaggio mega enorme, sto giro. Siamo un po' evento contrario, effettivamente potevamo ingaggiarla quando eravamo dall'altro lato. E in modo da poterla depredare più facilmente. Più che altro da prenderla più in fretta. Non ha molti cannoni, eh. 10, saltiamo addosso. Sì, qui si arrende. Era questa, abbiamo trovato anche buon cibo e merci. Sì, prendi tutto e andiamo avanti. Adesso andiamo giù sotto, giusto, visto che abbiamo un po' di cibo adesso, grazie a questa nave inglese, io andrei giù sotto per andare a vedere che cosa sta succedendo. Per il nostro carissimo. Quanti mesi fa è stato visto il Baron Maraimondo? Dal nome di Dios a Maracaibo? Ma quanti mesi fa? Boh. Quello non è il Baron Raimondo, credo, o oh, sì. No, sta andando a Leogana, no, Cartagena. Quindi niente, andiamo di qua. Credo che stiamo andando nella direzione giusta, se non sbaglio. Stiamo andando anche abbastanza spediti, eh. Aio. Quello non è il Barone Raimondo, perché è nell'altra direzione. Ah, Rio della Hacha. Dove siamo? Mappa, please! Sì, ma Maracaibo dov'è? Ah, no, siamo andati troppo in là. C'è da andare, esatto, in questa direzione. Controvento, naturalmente. Cerchiamo di fare il possibile per vedere se riusciamo ad arrivare entro oggi a Maracaibo? Oh, Ma già che ci siamo, possiamo fermarci qua e vendere un po' di roba. Al Rio della Hacha. Rio della Hacha. Della faccia. Così magari vendiamo anche l'altra roba. Il governatore dice sei un ganzo perché hai tirato giù gli inglesi. Sono in guerra con gli inglesi, infatti, ad anche con gli olandesi. Un mercantile grande inglese. Un giorno. Ma sì, dai, esageriamo. No! A Rio della Hacha. Ok, stanno andando qui. Ok, anche loro dicono che erano diretto verso Maracaibo. Mercante, allora, io comprerei un po' di cibo, visto che non abbiamo tanta roba, vendendoti le merci. Ti vendo tutte le merci che ho. E anche un po' di cannoni. Tanto visto che la nave ne può portare 24, noi abbiamo 50 che è più del doppio. Non ce li pagano molto, effettivamente, ma facciamo così e compriamo invece un po' di cibo. Tutto quello che c'hai, va? Così siamo sicuri di non aver problemi. Tanto adesso vendiamo la barca. Sempre se riusciamo a venderla. Possiamo venderla? Sì. Possiamo venderla. Qua possiamo anche fare dei potenziamenti. Allora, ripariamo. Ripariamo e ripariamo. Poi, potenziamento fascia. Questa potenzia fasciame di rame. Sì, il resto no. Salpare, sì. Anche perché così se per caso dovessero affondarmi quella principale o l'altro brigantino là abbastanza in forma. L'equipaggio non è particolarmente contento ora come ora, eh. Inizia a diventare scontento molto più rapidamente. Se attaccassimo questo tizio?
Ha 148 uomini. No, teniamoci per il barone Raimondo, perché se becchiamo il barone Raimondo, trasporto truppe, non ci interessa. Sta andando a Rio de la Hacha. Carmen! Che nome muy caliente. Muy hermosa. Che non so cosa voglia dire, ma va bene lo stesso. Il barone Raimondo! Eccolo! Sì! Mi ha beccato in pieno. Dobbiamo cercare di abbordarlo il prima possibile. Abbiamo anche qui l'equipaggio di lui. Sì. Ok, no, dobbiamo tirarlo giù per forza, ragazzi. Il barone Raimondo sa qualcosa di nostra sorella. Di nostro zio. Nostro zio. Spada lunga versatile? Sì, dai. Lui non è abilissimo come l'altro. In guardia, adesso te le faremo vedere, signor Barone Raimondo. Papà! Guardi che sono diventato più potente che l'ultima volta. E adesso ho un buon numero di soldati con me. Schiva molto bene. Questo glielo devo confessare. Lei schiva molto bene. Ma stanno vincendo. Il Barone Raimondo ha un buon esercito. Sta suonando il telefono, quindi appena lo sconfiggo dovrò rispondere. Si è reso. Perfetto, ragazzi, io scappo un attimo. Rieccomi, ciurma, scusate il telefono. Signore, siete un maestro con la spada, vi rivelerò la verità che state cercando. Vostro zio è tenuto prigioniero in una località remota. Questa mappa vi aiuterà nel tentativo di ricongiungere la vostra famiglia. Ce l'ha completa? No! Ce ne dà un pezzo del Kaiser! Quindi dovremmo andare ad attaccarlo nuovamente. Ci dà un sacco di oro, se non altro. 3000 pezzi d'oro. Cibo, sì. Cibo per fortuna. E cannoni. Prendiamo tutto e teniamo anche la sua barca, direi. Adesso dovremmo poi cercare di nuove informazioni sul barone Raimondo, di dove si è cacciato, per trovare altre informazioni sulla nostra famiglia. Alla fine il suo equipaggio si è dimostrato molto combattivo e lui stesso è abbastanza abile a schivare. Quindi, vabbè, abbiamo riportato la nostra ciurma abbastanza felice. Sì, ma non attaccherei quello. Modesta roccaforte, guarda quanti cannoni del Kaiser che c'ha. Allora, parlare col governatore? No, direi di no. La taverna, vediamo se hanno informazioni sul barone Raimondo. Ti insegno le buone maniere, canaglia. Io vado sempre di spada versatile alla fin fine. Vediamo cosa riusciamo a concludere con questo duello all'ultimo tocco. Siamo ancora abbastanza giovani, eh. Yeah! Grandioso. Ho visto che con le due pistole, se riusciamo ad affondare un colpo, otteniamo già la prima. Diciamo, la prima parte del vantaggio. Comunque questo era abbastanza abile, nel senso che non bastava schivare e poi dopo attaccare, bisognava attaccare appena mentre stavi schivando. Ok, lui cos'è che dice? Marques Montalban. No, non voglio questo. Voglio l'altro, voglio il barone Raimondo. Vabbè. Sì! Il barone Raimondo ha delle informazioni che potrebbero essere preziose. Dal momento si nasconde a Margarita. Ok, è arrivato là. Ultima volta ho visto Margarita, quindi potremmo andare di nuovo in cerca del tizio. Benvenuti a bordo, ragazzi, anche perché non abbiamo tanta gente, adesso ne abbiamo perso un po'. Commerciare col mercante. Cibo ne abbiamo. Cannoni, te ne vendo una quindicina. E ti venderei anche la barca del Barone Raimondo.
Atlante, un galeone da guerra. 1800 pezzi d'oro è una buonissima cosa. Il governatore ci dice quello che secondo me ci dirà solo della figlia. No, non ci ha detto neanche della figlia. Allora, andiamo a cercare il barone Raimondo da quelle parti. Sono diretti a Gibraltar, ma a noi non ci interessi per ora, sai bello? Andiamo a cercare il barone Raimondo nuovamente per vedere se per caso riuscissimo a trovarlo in fretta. Ha detto Margarita. Margarita! Su, sei la mia vita! Ah, là c'è un galeone. Ma non ho voglia adesso di affondare i galeoni. Dobbiamo cercare la famiglia prima di invecchiare troppo. Almeno così riusciamo a ricongiungere tutti, no? Porcacce. Che porcacce. Libro paga dell'esercito. No, non ho voglia di tirare giù sta gente, però. Anche se i tizi si stanno un po' intristendo, eh. Andiamo ad attaccarlo. Equipaggio 62. Sì, sto giro ho preso abbastanza in pieno. Peggio che peggio, ma adesso. No, non si arrendono, però non dovrebbe essere troppo complesso. Manteniamoci allenati, perché adesso se dobbiamo trovare il nostro barone Raimondo. Volato giù, perfetto. Mo'. No, questo non è particolarmente veloce. Infatti riusciamo ad avere la meglio abbastanza in fretta. Yeah, perfetto. Quindi questo è il nostro, vediamo se i nostri uomini sono un pochettino più. Marques Montalban si sta dirigendo a Caracas. Perfetto. No, noi vogliamo il barone Raimondo, non vogliamo Montalban. 2054 pezzi d'oro, perfetto. Cibo e cannoni, prendiamo tutto, sì. 131 uomini abbiamo soltanto. Allora, noi dobbiamo andare a cercare il Marchese de Montalban. No, il Marchese de Montalban. Barone Raimondo. Elizabeth Town. No! C'è un'altra città olandese! Andiamo dagli olandesi, i nostri amici, prima che scompaiano per sempre. Un modesto porto olandese. Poretti, poretti, poretti. Vediamo se ci dice qualcosa. Non ci dici sei sessissimo perché hai distrutto un sacco di spagnoli. Sì! Siamo baroni olandesi! Sei molto sexy, ma non so ballare, scusa. No, no, niente di personale. Taverna, vediamo se troviamo. Sì, degli uomini, grandioso. Lui ha qualcosa? Un barometro di precisione? Sì! I tizi saranno un po' canaglia. Togliti di mezzo, che noi dobbiamo. Ah, oh, beh, ho fatto attacco veloce. Vabbè, chi se ne. Vediamo come andrà. Effettivamente a difendersi è molto più lento con una sciabola. Con uno stocco, scusate. Però è rapidissimo nell'attacco. Boom! Addio! Siete stato un po' troppo insolente. Oh, siete un uomo così audace. Yeah, altri uomini, perfetto. Benvenuti a bordo, ragazzi. Così siamo di nuovo su 200. Non voglio Marques de Montalban. Voglio l'altro uomo cattivo.
Mercante, e poi chiudiamo il video. Cibo ne abbiamo, cannoni, vendiamo un po' di cannoni. E abbiamo anche delle spezie da vendere e dello zucchero. No, stavo scherzando. Stavo scherzando, ho visto il prezzo, credo fosse... Niente. Il libro paga dell'esercito, via, venduto, ripariamo questa. Perfetto, e ciurma, per questo episodio è tutto, noi ci vediamo con i prossimi episodi di Sid Meier's Pirates, in cui andremo a cercare di nuovo il malvagio barone Raimondo. E Montalbano lo lasciamo... Dov'è? È troppo bravo Montalbano. Ciao! Ah, non dimenticate di iscrivervi e lasciare un mi piace.